Gli artificieri del 5° Reggimento Eugenio Guastatori della Brigata Sassari sono stati impegnati nei giorni scorsi nella zona di Sos Lacheddos a Montebianchino. Allertati dalla prefettura per il rinvenimento di un ordigno bellico, gli artificieri hanno prima perlustrato la zona, che era stata già delimitata e sorvegliata dai carabinieri, per poi passare sotto la giurisdizione della polizia locale, coordinata dal comandante Gianni Serra. Dopo aver valutato la pericolosità del residuato, si è composta una squadra di artificieri in numero adeguato alla complessità dell'intervento. Nella seconda fase delle operazioni si è proceduto con il disinnesco del residuato bellico e infine con il brillamento, cioè con la sua distruzione fisica. Ciò di solito avviene sul posto o, in casi pericolosi come questo, in una cava vicina. L'operazione è stata coordinata dal maresciallo maggiore Ballore. Ok, la cartuccia fondamentale c'è. Poi tappare mancante, parzialmente mancante. La condizione di sicurezza al momento ci permette di rimuoverla da questa posizione in assoluta tranquillità per gli operatori, per effettuare poi la distruzione in un'area idonea. Questo non ce lo permette perché c'è parecchia vegetazione secca e quindi il rischio di un brillamento ha come conseguenza un possibile incendio. Quindi, grazie, diciamo, alle condizioni dell'ordigno, abbiamo valutato di spostarlo e di portarlo in una cava qua vicino e a pochissima distanza da questo sito, e lì potremo distruggerla per brillamento in assoluta sicurezza. Anche il trasporto è assolutamente sicuro proprio per la mancanza dell'innesco. Quindi adesso procederemo alla rimozione in sicurezza, escortate dalle forze dell'ordine, quindi Carabinieri di Sassari e Polizia Municipale di Sassari, provvederemo a portarci all'area di distruzione. Sì, Marcello, ma orientativamente a che epoca? Allora, la bomba è una bomba italiana da mortaio, 81 mm, in uso in queste versioni fino a pochi decenni fa, un calibro non più utilizzato, almeno in Italia, mentre in Europa e nella NATO è ancora in vigore. È carica, quindi la tratteremo nella dovuta maniera. 81 mm di nazionalità italiana, in questo caso è della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta del 14° intervento degli assetti specialistici della Brigata Sassari dall'inizio dell'anno. Gli artificieri dei Diavoli Rossi di Macomer sono gli unici preposti ad operare in questo ambito in tutta la Sardegna, garantendo alta professionalità in brevissimi tempi di risposta, forti della loro esperienza su ordigni di ogni tempo e nazionalità. Le donne e gli uomini del 5° Reggimento della Brigata Sassari, per le particolarità proprie dell'arma del genio, esprimono pienamente la capacità dual use dell'esercito italiano, operando, oltre che per i propri compiti istituzionali in patria e all'estero, in supporto alle pubbliche istituzioni e alla comunità sarda nelle più disparate occasioni. Forniscono anche un pronto e concreto servizio al paese su tutto il territorio nazionale, laddove richiesti per esigenze particolari come quelle delle bonifiche da residuati bellici, ma anche nelle zone colpite da terremoti, alluvioni, emergenza nelle campagne antincendio. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera di Porto Torres ha portato a termine una operazione di soccorso che ha consentito il trasporto a terra in sicurezza di una ragazza minorenne con problemi di natura esofagea. L'operazione SAR è iniziata intorno alle 15, quando alla Capitaneria di Porto Turritana si sono presentati i genitori allarmati di una ragazza minorenne impegnata in un camp estivo sull'isola della Sinara, che li aveva informati di avvertire un malessere causato da difficoltà nella deglutizione. La ragazza, accompagnata da una responsabile del camp, ha riferito ai genitori di essersi rivolta al presidio medico presente sull'isola e di aver ricevuto le prime cure. Tuttavia, le difficoltà nelle comunicazioni telefoniche hanno spinto i genitori della minorenne a rivolgersi alla Capitaneria di Porto, che si è messa subito in contatto col medico presente sull'isola, Parco, che ha confermato di aver prestato le prime cure alla giovane, ma di non aver risolto i problemi di deglutizione. Per evitare complicazioni, il comando della Capitaneria di Porto Torres, guidato dal capitano di fregata Emilio Del Santo, ha deciso immediatamente l'invio a Cala d'Oliva della dipendente motovedetta CP810, che ha proceduto al trasbordo della ragazza dall'isola della Sinara al vicino porto di Stintino, nel quale c'era da attenderla un'ambulanza del 118 e i genitori. La ragazza è stata accompagnata all'ospedale civile di Sassari per i successivi accertamenti, mentre l'unità navale della Guardia Costiera ha fatto rientro nel porto di Porto Torres.
Dopo varie segnalazioni ad opera di alcuni cittadini del quartiere di Latte Dolce in via Gioia, siamo andati con le nostre telecamere a documentare il disservizio. Non siamo cittadini di serie B, affermano a gran voce i cittadini. Negli altri quartieri, solitamente, eliminano le erbacce e puliscono le strade, mentre qua non passano praticamente mai. Come tutti gli altri cittadini, anche noi paghiamo le tasse e abbiamo diritto agli stessi servizi, perché abbiamo una dignità e non vogliamo perderla vivendo in queste condizioni, concludono i cittadini. Continuano quindi le lamentele da parte della cittadinanza sassarese nel quartiere di Latte Dolce. E oltre ai già presentati problemi del manto stradale e dei marciapiedi impossibili da percorrere sulla carrozzina, si aggiungono quelli relativi alla mancata pulizia delle strade e delle erbacce. È un ulteriore segnale delle discriminazioni che penalizzano i diabetici sardi. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru di Forza Italia interpreta le dimissioni dalla consulta regionale della diabetologia dei rappresentanti delle associazioni. Un gesto clamoroso, aggiunge l'esponente degli Azzurri, che però non arriva inatteso, visto l'evidente gap che i pazienti devono subire nell'accesso ai servizi sanitari. La decisione di abbandonare l'organismo è in evidente contrasto con la carenza di strategie per il sostegno all'esercizio di oltre 100.000 diabetici sardi sottoposti ad una via crucis senza fine per le cure e i costi per le terapie. Abbiamo più volte palesato gli aspetti critici che riguardano l'inadeguatezza del budget destinato al diabete, conclude Peru. Si attende che vengano al più presto forniti i sensori per il monitoraggio continuo della glicemia, dando seguito agli impegni in Consiglio regionale in merito alla mozione presentata sulle problematiche dei diabetici sardi. Ancora insieme per un nuovo appuntamento di TeleG in radio. Prima di presentarvi il mio ospite, vi ricordo che troverete tutti i contatti di TeleG sul sito www.teleg.tv, ma che se volete potete anche visitare la nostra pagina Facebook TeleG, la televisione di Sassari. Buongiorno Pietro Sanna. Ciao Valeria. Buongiorno. Allora Pietro, lo sapete, grande artista della nostra città e non solo. Ma Pietro ha un cuore grande e ve lo posso testimoniare, perché fa un sacco di cose, fa un sacco di beneficenza. E l'ultimo, diciamo, in ordine cronologico, appuntamento che Pietro ha, diciamo, avuto ufficiale è l'incontro con il piccolo Mattia, vero? Esattamente, vero, esattamente. Mattia, lo ricordiamo, è un bambino che in questo momento ha bisogno di tutti noi, perché è un bambino in difficoltà e la sua famiglia, insomma, sta facendo veramente l'impossibile per cercare di far tornare il sorriso sulle labbra di Mattia. Esatto. Pietro, diciamo che in questo momento si sta impegnando anche lui affinché questo avvenga. Cosa, dillo tu Pietro, cosa hai fatto? Ma sto cercando di fare una serata in beneficenza proprio per riuscire a trovare dei fondi per aiutare la famiglia, per sensibilizzare questa malattia, che praticamente è una malattia degenerante del cervello, che non produce mielina. Uh-huh. E quindi un macello nero. Quindi, ecco, so che tu da poco sei andato a trovare Mattia. Sono andato a trovarlo così per caso, mi è venuto proprio l'istinto, è stata una cosa di cuore andare a trovare a Mattia. La verità mi ha emozionato tantissimo. Immagino, è l'effetto che fa a tutti vedere, conoscere Mattia. Mi ha dato veramente una grande botta di amore, di umiltà, mi ha fatto piccolo piccolo piccolo, capite? Quindi mi ha fatto capire che bisogna aiutare questi bambini, bisogna aiutare le persone che hanno bisogno, e quindi io sono, secondo me, un privilegiato dal momento stesso che faccio musica. Mi sono trovato lì davanti a lui a cantargli le canzoni. E vedevo questi occhietti che, nonostante non mi parlassero, però mi dicevano tante cose, mi hanno detto tante cose, e quindi mi hanno emozionato e mi hanno dato una spinta per fare qualcosa per lui. Ecco, è in programma, è ancora allo stato embrionale, però insomma stiamo
ci stiamo sì, lavorando, sì, ci sto lavorando una serata, ecco, per Mattia, per raccogliere fondi. Di che cosa hai bisogno? Perché so che appunto la cosa è ancora proprio allo stato embrionale, quindi è ancora tutta da decidere, è ancora tutta da disegnare. Di cosa c'è bisogno? Ma innanzitutto di una location. Ci sono già 4-5 situazioni dove io possibilmente potrei avere, però devo avere sempre la conferma. Certo. Bisogna avere giustamente un service, tutta una serie di cose, poi l'aiuto del comune, della burocrazia che è un po' lenta in Italia, tutta questa cosa qua, poi tanti amici musicisti e tutta gente che ruota intorno alla musica mi vogliono dare una mano, vogliono dare una mano a Mattia, e di questo ne sono veramente contento che stanno e vogliono dare una mano a Mattia. Ecco, allora facciamo un appello ai nostri telespettatori, insomma, a chi ha la possibilità di aiutarci, perché insomma poi alla fine ci saremo sicuramente anche noi, quindi chi ha la possibilità di aiutarti, fai tu un appello ai nostri cittadini. Ma io chiedo umilmente una mano per Mattia, perché succeda questa serata in beneficenza, per darle una mano a lui, alla sua famiglia, ai genitori, alla mamma, che una persona, sono persone fantastiche, i genitori che sono saluti. E niente, dal service a chi può mettere il pane, a chi può mettere qualcosa che possa caricare per questa serata. Io giustamente so cantare, metto la mia disponibilità assoluta a 360 gradi per Mattia, per quanto riguarda cantare e la direzione artistica, cioè cercare amici musicisti, cantanti, cabarettisti, teatranti, tutta gente che ruota intorno alla musica, che hanno dato l'ok per la loro presenza. E poi non lo so, speriamo che Dio ci protegga e che dall'alto lo Spirito Santo veramente ci dia una mano, oltre la burocrazia che è lentissima, che si sblocchi tutto, solo questo. Pietro, hai praticamente detto tutto, sei stato bravissimo, quindi l'appello insomma lo rinnoviamo, ricordiamoci che è una manifestazione in beneficenza, quindi una manifestazione in beneficenza serve praticamente l'aiuto di tutti, vario titolo, diciamo, a vari livelli, ma serve veramente l'aiuto di tutti per aiutare Mattia. Esatto, giustamente non ci sarà un biglietto enorme, però non lo so, magari ci sarà un ingresso di 5 euro, 3 euro, qualcosa del genere. Tutti questi soldi andranno veramente a dare una mano alla famiglia, ai genitori di Mattia. Perfetto. Pietro, io ti ringrazio per essere stato qua con noi, ti ringrazio grazie per quello che fai, perché veramente grazie a te. È un bel segnale, è una bella cosa quella che tu stai facendo. Grazie, grazie. E ti auguro insomma che Sasha risponda positivamente a questo tuo, speriamo, a questo speriamo tuo appello per te, ma soprattutto per il piccolo Mattia. Certo. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Rinnoviamo come sempre l'appuntamento con Telegir Radio. Alla prossima. Ciao e grazie. Ciao, arrivederci. Da ormai un mese è entrato nel vivo il mercato del Sassari Calcio Latte Dolce. La società del presidente Roberto Fresu, nella stagione 2018-2019, affronterà per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie D. Dopo il cambio in panchina, con l'arrivo di Mister Udassi, che ha sostituito Massimiliano Paba, la compagine sassarese ha confermato Daniele Bianchi, che giocherà così la sua seconda stagione in biancoceleste. Ulteriori conferme sono arrivate con i rinnovi del portiere Pierpaolo Garau, alla sesta stagione con la compagine turritana, e del giovanissimo estremo difensore classe 2000 Salvatore Pitalis. Per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia del Latte Dolce anche l'attaccante Paolo Palmas, fortemente voluto da Mister Udassi. Rinnovo anche per l'esperto difensore Marco Cabeccia, giocatore esperto con un passato tra Serie C1 e Serie B con Spal e Crotone. Conferma per il gioiellino di casa Simone Ravot, cresciuto proprio nel settore giovanile Latte Dolcino, prima di passare alla Roma, con cui ha disputato i campionati delle categorie giovanissimi e allievi. Chiudono il capitolo rinnovi Alessandro Malsala, Luigi Scanu e Daniele Contu, tutti con esperienze oltre Tirreno, rispettivamente con Rieti, Propatria e Prato. Il primo acquisto è stato quello di Niccolò Antonelli, prelevato al finale ligure, con cui ha disputato 27 partite e realizzato 3 reti. Il secondo innesto è stato invece quello di Lamine Ducar, centravanti senegalese, lo scorso anno allo Stintino, proprio con Mister Udassi.
L'ultimo nuovo arrivo in casa Latedolce è stato invece Marcos Sartor, attaccante argentino, classe 1995. Una fine rugori mamma me pugnendi parado voci sunendi la campana di Santa Maria pignendi e pai te e la puntana chi lo ha più allegria. E pignendi gioco cantendi a moglie so sunendi i campani lugarlo piano piano si ne andendi e non ti vengo più domani da ritornato grozzi so pignendi. E ritucchendi in santo furinari e rifondendo in poccia Sant'Antoni ma mi si traziendi di dolori mamma mi si traziendi e di dolori mamma. Pignendi gioco cantendi e ritucchendi in santo purinari e ribumbendo in poccia Sant'Antoni mamma mi c'è traziendi di dolori mamma mi c'è traziendi e di dolori. Non vedi chi rugori me manchendi e pignendi gioco cantendi. Con
Corpo bandistico Luigi Canepa, organizza le bande sassaresi ricordano musicisti illustri, percorso itinerante per le vie di Sassari dedicate a musicisti famosi. Venerdì 13 luglio alle 19.30, banda musicale Giuseppe Verdi da via Parodi verso via Fabrizio De André. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente domani alle 20.30. Ospite della puntata il poeta Antonio Siotto. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente da lunedì al venerdì alle 16, alle 18.30 e alle 23 circa. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si possono scegliere due indirizzi, elettrotecnica o informatica. Per informazioni ci si può rivolgere al 349-2979-172 o visitare il sito web serale.itangioi.altervista.org oppure visitare la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari, email itangioiss@gmail.com. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45 e dalle 22 alle 23.30. Visibile 24 ore su 24 sul canale 115 del digitale terrestre Libera TV.